Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ciao. Sempre se possiamo darvi il benvenuti oggi, perché questo è un video un po' riassuntivo della situazione degli ultimi periodi, per spiegarvi un pochino come sta andando la cosa, i nostri cambiamenti. Le visual calano. C'è, abbiamo un YouTube po' di ci toglie iscritti. Stiamo andando veramente un pochino a ribasso e non sappiamo il motivo, sappiamo soltanto che YouTube sta dando problemi un po' a tutti e da qualche periodo a sta parte. Tanti. A noi ci sta massacrando male e non sappiamo neanche la motivazione e ci ha tolto feed, ci ha tolto tutto in pratica. Più cerchiamo di fare video anche quelli che voi seguite continuamente, più non arriva la roba a voi e non arriva gente nuova, perché giustamente non crescendo il video non cresce neanche il canale. Non sappiamo nemmeno che video fa, perché con ogni cosa che possiamo fare non... Almeno prima c'era un dubbio che dice vabbè, o fai sto video, può essere che va e casomai ci porta qualcosa, qualcuno in più, un iscritto in più, 2, 3, 20, quelli che erano. Ma prima facevi video pure per la gratificazione, no, non lo facevi solo per le visual, però ovviamente quando vedevi che il video saliva e piaceva e vedevi 70 commenti sotto, c'era comunque la voglia di cavolo, la prossima volta lo rifaccio perché la gente piace. Mo' i feed non arrivano, il video non cresce, i commenti sono 20. Nella quale 5 sono spam. Su YouTube c'è il terrore di mettere nuovi contenuti, cioè, ma anche un video nuovo, dici sai è uscito quel gioco, tu lo metti e tu c'è il terrore perché sai che quel video ti toglie 20 iscritti. No, ma nemmeno togli iscritti, cioè tu non sai se facendo una serie nuova te bruci la serie, perché se i feed non partono e il video non cresce, la serie va a puttana e tu sei giocato tutto quel gioco che magari a te piace e non lo puoi portare su YouTube. Cosa stai facendo YouTube? Ma al di là della tipologia di video, che magari visto che è un canale di gaming noi ci basiamo su quello, ma provando anche con altri generi tipo recensioni eccetera, comunque abbiamo notato che la crescita comunque è sempre minima. Non parte più niente. Cioè addirittura i commenti che spariscono, appaiono, non esce un video casomai a luna e la campanellina ti arriva il giorno dopo. Cioè a sto punto io il video lo metto una settimana prima, così prima o poi la campanellina ti arriva. No, ma succedono anche cose molto più stupide nei bug di YouTube attualmente. Per farti conto, io vado a registrare un video di Minecraft, dico lo voglio categorizzare che sia Minecraft, così quelli che vogliono Minecraft lo trovano più facilmente. E invece quando vai a cercare categorie Minecraft, è sparito Minecraft dalle categorie giochi. E qui una, due, tre ore non c'è e ci sta scritto Minecraft Edu e Minecraft Pocket. E non partono i video di Pokémon. Come anche si può vedere, abbiamo smesso di fare video sulla Pixelmon, abbiamo smesso di fare video sulla Sky Factory. Non stiamo facendo più Minecraft, forse solamente lui nelle live, ma pure quelle creano problemi. Vabbè, qualche mini gioco comunque per cercare anche di... Sì. Ma sì, ma ovviamente il cazzo dei video al giorno ti fa uscire, sennò che minchia fai, ma porca troia. Uno porta qualcosa di leggero, perché qualsiasi cosa porti di più impegnato, vedendo che non funziona niente, ti cade all'altra ginocchia perché ci perdi tempo, ci perdi pure speranze, ci perdi tutto, quindi fai mini giochi perché... Male che va, non ti bruci una serie che potrebbe essere importante. È facile da fare. Ti fanno perdere proprio la voglia. La voglia di fare, la voglia di far vedere, la voglia di intrattenere. Cioè, al di là del fatto che tutto ciò noi siamo partiti per un semplice piacere personale, perché alla fine i Fabbug sono nati come gruppo di amici che si conoscono, cazzeggiamo, facciamo sto video e carichiamolo, quindi puramente cazzeggio, e alla fine siamo arrivati dove siamo arrivati. Però anche se io faccio il video con piacere, che lo registro con piacere, alla fine se a voi non arriva niente, io la partita da sola me la posso fare sempre. YouTube, che cazzo stai facendo? Però YouTube non si sa che cosa vuole fare, non si sa che direzione vuole dare a tutti. Ti sto col cazzo. È nel nostro canale, cioè, è legato solo a noi, o se il problema è YouTube è nei confronti di tutti, perché qua o ci stanno a fare dalla bruciata, o non si sa. Ma anche perché poi non si capisce anche questa cosa, perché se tu vai a vedere anche gli altri YouTuber, comunque, di altre fasce, hanno avuto problemi simili, magari non hanno lo stesso peso, però comunque, blocco di iscrizioni, feed che non partono, perché io ho anche altri colleghi che ho anche all'interno di appunto Telegram che spesso scrivono non è partito il video, lo devo bloccare, lo cancello e ve lo ripubblico più tardi perché non è partito il feed, e quello già porta sul canale un problema di feed. Sì, perché ma quel video è partito in quel momento. Ma c'è il concetto, non già senso. Io devo cancellare il video per ricaricarlo il giorno dopo, ma cioè... Perché non mi appare la taggina con scritto categoria Minecraft poi, perché non giorno, è un video di Minecraft. E il giorno stesso quello. Che cazzo ci metti su YouTube? Cioè... YouTube, che cazzo vuoi?
ma pure le live. Una costola, a qualcuno, a qualcuno arriva la notifica di quelli con la campanellina, a qualcuno mi dice l'ho visto per sbaglio sulla piattaforma e sono passata a vedette perché non sapevo che eri in live. Oppure l'altro giorno ho fatto la live pomeridiana di Pokémon Go, dove l'ultima volta ho fatto 100 e rotte persone in live che stavano seguendo appunto la live. L'altro giorno non è partito il feed e stavo con 23 persone in live. No, ma che poi gli altri mi hanno detto: ma perché hai fatto una live oggi? No. Ma è una cosa allucinante. Ma tralasciando il canale nostro, no? Ma pure io che seguo youtuber mia, mo non faccio nomi, ma non mi dice quando cazzo escono i video di queste persone, Cioè, che me lo fa dare? Numero di telefono? Secondo me YouTube ha voluto strafare, nel senso, ha fatto troppe modifiche, troppi cambiamenti troppo radicali e non gliela fa, non gliela Oppure YouTube gli sta sul cazzo Minecraft e qui tutti quelli che fanno Minecraft dicono cioè, io che devo pensare. Ma un'altra cosa che io non vi posso mostrare, ma ve la posso dire a voce perché sono email comunque che mandano, la stessa cosa, quelli di YouTube, un paio di volte io l'ho contattati perché abbiamo avuto sempre qualche bug con YouTube. Quindi parlando con loro magari qualcosa si riusciva a risolvere. Ultimamente gli avevo chiesto appunto perché c'era questo bug che si perdevano iscritti senza un motivo logico. Con il tot di iscritti se ne perdevano e loro dicevano esiste questo bug e non sappiamo come risolverlo. Però siete una piattaforma da milioni, e milioni di dollari e ancora state in queste condizioni con i bug della roba che sparisce, scompare, non parte, parte a metà e distrugge i canali senza sapere neanche come fare. E la mia domanda è: ma YouTube, i developer, dove l'hai presi? Ma non è questione di developer. In Sardegna! Ormai hanno fatto i soldi, parliamoci chiaro, hanno fatto i soldi e canali come il nostro, che è medio piccolo, perché è medio piccolo, non gli interessa, quindi se c'è un problema, non lo so. Ma io non è che pretendo di fare 100.000 visual, cioè perché io se ci avessi, cioè se stassero sarei felice, no, però discorso, meritai le visual mia, per favore. Il discorso che a me fa, tra virgolette, incazzare, che noi se state in periodo diverso e meglio di qui di là, facevamo 10.000 visual, le facevamo su un video, tranquillamente ci voleva un po' di tempo, ma comunque saliva. Poi gli stessi video, è possibile che non arrivano anche a 1.000 visual, cioè non... Ma ci arrivano nemmeno, non ci arrivano nemmeno. Cioè uno pensa che più iscritti fa... E più le visual ci dovrebbero. Però non so le visual in sé, cioè, per non, sé. Sì, infatti non. Ma ridammi le mie. Ridammi le mie. Più iscritti fa e più le cose dovrebbero andare avanti. Noi più iscritti facciamo e più le cose vanno indietro. Sto periodo qua. E neanche per inattività, perché molto spesso mi è successo che durante le live le persone si iscrivevano, gli toglieva l'iscrizione sul momento che si erano iscritti, andavano a riprovare ad iscriversi e gli diceva che non funzionava il pulsante per iscriversi. E gli dicevo sempre: aspettate, finisce la live per iscrivermi. Quindi che succedeva? Che alla fine della live ieri funzionava il pulsante, andavano là e risalivano di nuovo di 10-20 iscritti. Però non tutti se ne accorgono di queste cose, molto spesso si perdono, perché come avete detto voi anche se siete YouTube, ci stanno tanti YouTuber, quindi è un attimo che scompare un canale. Ma sì. Anche dalla lista di quelli che c'hai, non lo vedi, pensi che non sta a fare più video, invece li stanno a fare e tu non mandi il feed. E poi dopo magari mi vai a mettere sulle tendenze il video di uno... che ha ballato in mezzo alla strada, solo perché si è fatta una corsa. Allora vedo metto a ballare in mezzo alla strada. A sto punto. In mutande. Come se state. Ecco, forse è meglio. Va bene, comunque questa era un po' la situazione del nostro canale attuale. Spero che abbiamo risposto alla maggior parte delle domande del tipo che fine ha fatto Sing? Si è rotto un po' i coglioni di YouTube, ecco. Quindi le serie per il momento sono in pausa, almeno quelli principali, fino a che... o non cambia qualcosa o qualche situazione. Perché noi non sappiamo che cavolo fa. Oppure c'è una riorganizzazione che mo vediamo il periodo in cui riportare un pochino di cose nuove e fare un po' di cambiamenti. Però giustamente si ripartirà in un'altra marcia. Comunque alcune serie ritorneranno, alcune si fermeranno del tutto perché giustamente adesso sono bloccate e quindi si fermeranno anche da sole. E ragazzi, spero che queste informazioni che abbiamo dato per farvi capire un po' com'era la situazione siano abbastanza. Lasciate tanti pollicioni a questo video quando lo vedete, condividetelo per far conoscere, appunto, se lo vedete. Se vi arriva, se non vi arriva, condividetelo in massa perché deve arrivare a tutti, sì, questo video. E oltretutto, se siete d'accordo con noi, mettete un bel hashtag qua sotto, sceglietelo voi libero, vogliamo vedere le vostre invenzioni, inventate quello che vi pare. Va bene pure Morduculo, tanto va ormai. Bene anche l'hashtag Morduculo perché comunque è un marchio del canale ormai. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Merda.